Allora, dopo il video della cucina facciamo il video completo, quindi l'Inter vince a Bologna 2-1 in rimonta, per la prima volta che va sotto riesce a recuperare e vincere la partita, non era mai successo, Massimo avevamo pareggiato col Parma, stavolta siamo riusciti a ribaltarla e vincerla, di grinta, nel primo tempo. A parte l'inizio che ha fatto i 4-5 minuti di Bologna, che ha fatto quella parata andata, poi abbiamo preso le misure, ci siamo distesi bene, abbiamo avuto tante occasioni, è stato un peccato non aver concluso il primo tempo avanti, perché penso che si meritava assolutamente il vantaggio nel primo tempo. Mannaggia Gagliardini, quel passaggio a Lazzaro, potevi farlo meglio, peccato e avremmo già segnato. Dopo un po' una ciabattata, peccato, però non voglio starmi qua troppo a prendere mai il giocatore, perché Gagliardini ha fatto la sua partita, sta tirando la carta da tanto tempo, così come Brozovic, forse un po' meno lucidi in qualche circostanza, ma ha corso tanto, tutti sono andati da fare, e quando si poteva pensare che a fine del primo tempo poi la squadra andasse in difficoltà, come poi è stato, che abbiamo preso il gol, abbiamo avuto quei 5-10 minuti un po' così che non riuscivamo a reagire, eravamo un po' lunghi, la stanchezza, però con la grinta tutto siamo venuti fuori e abbiamo avuto comunque delle occasioni, poi abbiamo pareggiato immediatamente e abbiamo dato questo rigore che a detta di molti tifosi della Juventus è simile a quello di Ronaldo. Metterò la foto dell'intervento nella copertina del video, giudicate voi se sono le stesse cose. A me non sembra. Poi tra l'altro oggi ho visto che c'era il capitano, anzi il libero della nazionale di pallavolo che gioca per la Juventus. Mi dicono che quello non è rigore. Un bacio, beh, non era proprio apertissimo, non era neanche attaccato al corpo, c'era uno spazio. Visto il rigore che ha fischiato la Roma, con il movimento della spalla di Caleon che ha ancora più attaccato al corpo, quello lì, insomma, se uno rigore l'altro non lo è, non lo so, mettiamoci d'accordo però. Detto questo, poi vabbè, la Juve ha fatto la sua partita in tutte le sue occasioni, grande Siegut, qualche occasione anche il Torino, hanno vinto, ma qua si va al duello Inter-Juve, sì, perché cari miei quest'anno vi staremo sempre dietro il culo. Stiamo anche... Dopo devo dire una cosa sulla Juve, restate qua e guardate il video fino alla fine, devo dire una cosa sulla Juventus, però prima lasciatemi finire il discorso che faccio prima di dire o di spegnere il video che vi scandalizziate, quindi lasciatemi dire quello che devo dire sulla Juventus, così lo dirò tra poco, così voi vedete anche il video fino alla fine. Stiamo recuperando anche gli infortunati, Sensi non ha giocato oggi, è stato anche un bene, Conte finalmente ha fatto i tre cambi, cosa molto importante perché non è successo col Parma, per esempio ne ha fatti due, con l'ultimo veramente a due minuti dalla fine, e niente, vittoria meritata, stiamo recuperando gli infortunati, Sensi non ha giocato, un bene, così ci troviamo pronto per martedì, perché adesso sicuramente era anche con un po' l'umidità che c'era, voler non rischiare, quindi non l'abbiamo fatto, Sensi sarà pronto per martedì, andiamo lì. A loro mancherà Royce, così sicuramente è uscito al 26esimo del primo tempo perché si è fatto male la caviglia, si era già fatto male 10 minuti prima, credo poi non ce l'ha fatta restare in campo, quindi non penso possa recuperare in due giorni, se sia una distorsione, una botta, era molto dolorante, meno che non sia colto da miracoli divini, Royce non sarà della partita. Andiamo là a giocarcela, a cercare di vincere e vediamo cosa recuperiamo. Sarebbe importante non perdere questa partita, sono fiducioso, so che non sarà facile, andiamola, giochiamola. Dobbiamo tenere botta come stiamo facendo, a quelli che hanno la maglia di carcerati, siamo sempre lì a un punto, con una rosa che non è così ampia come quella della Juventus, aspettiamo il gennaio con calma. Oggi abbiamo visto Lazzaro, che ha fatto delle bellissime cose, delle buonissime cose, diciamo che è un giocatore più offensivo, poi sicuramente da trovare il pallone nuovo un po' al di sotto oggi Brozovic, Gagliardini, ma soprattutto Biraghi, Candreva quando è entrato in quei 15 minuti ha fatto molto più lui di Biraghi, e Candreva è bello in forma,
giocatore ritrovato, speriamo che continui così. Se in questo momento dove abbiamo un punto debole, poi ci sarà anche dentro di D'Ambrosio che può giocare a destra o anche andare a sinistra, abbiamo un problema sulla sinistra che Di Marco non ha messo, ha messo Candreva, l'ha fatto anche bene l'esterno sinistro, con Politano che è tutta fascia dall'altra parte. E niente, insomma, questo è, quindi c'è un problema un po' sulla sinistra. Adesso vabbè, sono partite così, i ragazzi tirano la carretta, stanno giocando molto, quindi bisogna essere solo contenti, ecco, e lo sono. Se proprio devo trovare un paio di nuovo, lo dico, mi raghi un po', e comunque Candreva, ottimo che abbia riposato così, cioè aveva giocato 20 minuti, martedì sarà bello pimpante. Rientra Sensi, Barella anche lui non proprio un partitone, però ha fatto il suo, contento che non sia stato ammonito per una volta. E poi, insomma, questo è Lukaku, migliore all'inizio uguale a Ronaldo, 9 gol in 11 partite. Vedete un po' voi, cari amici cardiani, o quelli che mi scrivevano sempre, quando mi rispondevano, ah, è una pippa, adesso sicuramente siete arrivati fuori al primo pareggio, la prima sconfitta come i funghi, perché se no quello fate, adesso sparite, non vi fate più vedere, o quelli del signing out, o quelli di queste cagate qua. Quindi una partita che abbiamo vinto meritatamente, sto continuando a rivedere il fallo di mano di Delight e sono sempre convinto che questo sia rigore, dicono che non è rigore, vabbè, avremmo visto partite diverse, secondo me si poteva fischiare. Però c'è uno che mi ha scritto appena fatto il video stamattina, c'è quello di 7 secondi, che abbiamo complimenti per la ladrata. Abbiamo ladrato oggi. Vabbè. Con Candreva ha dimostrato che il gol non era fuori gioco. Niente, è un bel duello tra Inter e Juve. Ancelotti, quando era a 7 punti dall'Inter, a 6 dalla Juventus, quando l'Inter era ancora davanti, diceva di non essere preoccupato. Va bene, adesso sei a 11 punti della Juve, 10 dell'Inter, continua a non essere preoccupato. È un Napoli che secondo me non ha un'identità precisa, perché ok, va bene fare il turnover, ma farlo troppo come fa lui non va neanche bene, perché poi non riesci a trovare i giusti equilibri, cioè in attacco non si sa chi sia il titolare, non si sa chi sia il titolare in attacco, non si sa se ha troppo messo da parte anche i jazz, poi i jazz si è fatto male, sono stati venendo, ma comunque è un giocatore duttile, un po' come D'Ambrosio, che può usarlo un po' a destra e ti permette di cambiare modo, per passare a 3 con lui, per stare a 4, è un giocatore che secondo me non doveva accantonare così come sta facendo. E poi non lo so, dovrà rispondere degli acquisti che ha fatto, perché poi li ha voluti lui, e questo è Manolas, mi sembra in fase calante, sì, è rapido, ma non lo vedo bene. La Roma, devo dire che ha fatto una buona partita oggi, anche poi Napoli ha avuto la sua occasione, per l'amore di Dio, per pareggiare, attraversa palla, però dico in generale, col potenziale che hanno davanti, penso che è una squadra comunque che non sia abbastanza equilibrata, un 4-4-2 con Callejon, Mertens, Insigne e Milik, per me non può farlo, perché non sono giocatori del 4-4-2, o 4-3-3 o 4-2-3-1, Lozano il meglio da esterno, un 4-2-3-1 o 4-3-3, e oggi infatti il gol viene da un assist di Lozano, però ripeto, se non trovano un'amalgama, per adesso, cioè se continua così, no, perché secondo me farà fatica anche ad arrivare quarta. Poi il calcio bello, possono rimettersi in sesto e riprendersi, però se vediamo le partite che ha giocato il Napoli contro le prime 7 della classifica, Cagliari, Roma, Juve, Atalanta, ha fatto solo un punto con l'Atalanta, quindi comunque è un dato che deve far riflettere. Poi giocare contro Liverpool si fa uno squadrone della Madonna. Poi il calcio è bello, strano, cioè magari adesso imbroccheranno una serie di vittorie, un finito di vittorie e si riprendono, però adesso non c'ha un'anima questa squadra, non si capisce, non lo so, non mi sta impressionando Napoli, benché abbia dei giocatori di indubbio valore, però non lo so. Invece la Roma, con tutti gli infortuni che ha, questo Fonseca, che secondo me è un bravo allenatore,
sta riuscendo a fare delle belle cose. Ho avuto l'intuizione di mettere Mancini in mediana a causa infortuni, lo sta ripagando. Pastore, quinta parte consecutiva, sta facendo bene. Klaviyer sta facendo bene. Zaniolo, da quando Capello gli ho parlato male, continua a segnare. Insomma, non gli manca il ricambio a Zeko, perché c'era Kalinic, poi si è fatto male. Insomma, gli altri c'hai i ricambi, c'hai Ander, c'hai Klaviyer, c'hai Zaniolo, c'hai Pastore adesso, c'hai Perotti, insomma, c'ha delle belle scelte. E a fuori e comunque Pellegrini, Diawara e Cristante, quindi è una squadra che può benissimo puntare in piazzamento Champions. Sono terzi, vediamo domani l'Atalanta, e contro la Juventus, che avevo promesso, mi ero dimenticato, perché adesso al di là di tutto, della rivalità, e quello che c'è, che ieri era il compleanno, 122 anni di Juventus. Quindi, buon compleanno, merde, 122 anni di falsità. Sempre e solo la maglia, sempre questa, ragazzi. Ciao.